Buongiorno, bentornati. Siamo di nuovo qui come ogni settimana con la nostra ormai consueta collection di interviste. Ripartiamo ancora dall'eccellenza come settimana scorsa, come ci eravamo lasciati con il Sonacalcio. Oggi abbiamo qui mister Filippo Damini del San Martino Speme, ma ci sono novità perché questi ultimi giorni sono stati difficili non solo nel mondo calcistico, ma soprattutto per tutta la popolazione italiana, in particolar modo per la Lombardia e il Veneto, dove sono stati sospesi i campionati fino al 1° di marzo. Proprio a questo riguardo, mister, ti faccio la prima domanda: cosa ne pensi dei provvedimenti che sono stati attuati? Secondo te sono giusti? Cosa ne pensa la tua squadra? Giusti o non giusti, io sono l'ultimo che può dirlo questo. Sicuramente dobbiamo affidarci a chi fa questo di lavoro e sicuramente se bloccano tutto lo fanno per il nostro bene. Inizialmente sembrava che avessero bloccato anche gli allenamenti oltre le partite, adesso sembra che ci possiamo allenare. Cambia poco, nel senso che quello che saranno le decisioni regionali o nazionali, noi ci affidiamo a questo. E andiamo di conseguenza a svolgere la nostra attività. Certo, ecco, e alla luce di questi provvedimenti si riprenderà a giocare l'8 di marzo quando affronterete in trasferta il Castel Baldomasi, una partita che può dire molto per il proseguo del campionato del San Martino. Sì, diciamo che tanto può dire molto perché noi dobbiamo arrivare a 38-39 punti il prima possibile perché dobbiamo salvarci immediatamente con tutte le nostre forze, e quello è il nostro primo obiettivo assoluto. Arrivati alla salvezza, dopo vediamoci quello che riusciremo a fare bene, se riusciremo anche ad andare avanti, continuare l'attività anche beh, meglio ancora. Certo, beh, si punta sempre in alto, Certo. ovviamente, comunque state facendo una grande stagione, anche perché sappiamo che la situazione interna non è delle più facili, ma possiamo dire che puoi contare su un gruppo veramente affiatato, veramente molto unito, che riesce ad andare oltre alle questioni societarie, cosa che non tutti oggi riescono a fare. Sì, diciamo che questo è un motivo di orgoglio incredibile di un gruppo di giocatori, di 4-5 persone che mi affiancano e dico staff, ma staff solitamente è solo tecnico, qua si parla anche di due dirigenti che sono anche al di fuori, diciamo, del campo. Siamo noi 4-5 e 22 giocatori, non abbiamo nessun riferimento, non sappiamo con chi parlare, non abbiamo nessun tipo di aiuto. Sembra un calcio. Boh, non so neanche io se dire di una volta, non so neanche se una volta funzionava così. E diciamo che è un'esperienza un po' particolare. Noi ci siamo detti ad agosto di voler continuare insieme a giocare, quando ci avevano dato determinate notizie. A dicembre ci siamo riguardati in faccia e abbiamo detto: vabbè, noi ci piace giocare, noi vogliamo dare anche un segnale a tutti che si può fare anche un anno, tra virgolette, in difficoltà, però giocando a calcio, stando insieme e credendo ancora forse in determinati valori che adesso non ci sono più. E questa è la brutta verità. Certo, beh, mi pare che il segnale sia arrivato, anche perché siete quinti in classifica e mancano 8 partite alla fine del campionato, la zona play-out ormai è distante a 12 punti, quindi è una parola maledetta, la parola play-off, o si è iniziato a pronunciare in spogliatoio? No, no, spogliatoio non si pronuncia nulla perché vivendo la giornata non c'è un momento in cui dici che andiamo ai playoff o dai che ci salviamo. Ormai è diventata una routine, ci vediamo lì, cerchiamo di divertirci il più possibile e di fare più risultati possibile, che è quello che ci siamo detti, è quello che facciamo, è quello che ci imponiamo, perché se abbiamo deciso di proseguire al momento con l'attività e di andare avanti con la stagione, anche per non sfalsare naturalmente il campionato, e dobbiamo portare avanti la nostra decisione, che è questa. Quindi il primo obiettivo che è un po' anche quello che dico sempre, cioè calcio si chiama gioco del calcio, quindi bisogna divertirsi. Dopo tutto il resto naturalmente è legato a quello, però esistono anche partite vinte, perse, momenti belli, momenti brutti. Il momento brutto l'abbiamo attraversato a gennaio,
Ma quello fa parte della nostra annata. Ci avevano detto che entro il 31-12 cambiava qualcosa, non è cambiato nulla. In fatalità, abbiamo inanellato 3 o 4 sconfitte di seguito, cioè non si inventa nulla. Quindi, playoff, se ci arriviamo, ben venga. Però, già arrivare alla salvezza per noi è aver vinto 3 campionati insieme, perché io ho vissuto altre situazioni similari. Una squadra che fa 32 punti in questo momento. In questa situazione qua è come se avessi vinto 3 campionati, cioè senza nasconderci tanto. Certo, anche perché siete stati, diciamo, lasciati un po' a voi stessi e quindi è sempre difficile emergere in quelle situazioni, anche perché con aiuti esterni la squadra può dare molto di più sul campo. È anche vero, però, che c'è un aspetto tecnico da considerare, volevo parlare anche un po' di quello. E la retroguardia del San Martino è una delle più battute tra quelle in testa alla classifica, però possiamo dire che sul reparto avanzato puoi contare veramente su tante alternative perché Filippini, Ciuffo, Balde sono attaccanti che non solo hanno segnato più di 2/3 dei gol del San Martino, ma sono riusciti anche a distribuirseli equamente, quindi immagino che ogni domenica tu sia in difficoltà riguardo a chi schierare davanti. Sì, diciamo che giochiamo abbastanza bene, non come vorrei io, però giochiamo abbastanza bene e creiamo tanto. E creiamo tanto, subiamo anche parecchio, che poi anche lì è vero fino a un certo punto. E ripeto, per noi è un anno un po' strano, perché prendiamo 5 gol, ne prendiamo 4, dopo ne prendiamo 0, quindi dipende dalla settimana, dai momenti. E sicuramente, non avendo nulla da perdere, anche davanti sì, creiamo molto di più, siamo un po' più propositivi. Magari non abbiamo più quella paura che negli altri anni ci faceva non creare così tanto, quindi anche questa situazione negativa in realtà porta a delle cose positive, perché come tutte le cose della vita, le cose negative non sempre hanno solo cose negative. La cosa positiva è che davanti sì, giochiamo un po' più spensierati, quindi chiunque giochi può far gol. E questi sono i dati alla fine, perché si sono divisi i gol presi 4-5 alla fine. E non so se avevi citato anche Tomé, ma anche lui mi sa Sì, sì, sì. che è dentro a quel giro di giocatori. Che vuol dire una squadra che prova ad attaccare, una squadra che fino all'ultimo prova a vincere le partite, ma sappiamo tutti che pareggiare o perdere, bene o male, siamo lì, 1-0 cambia poco, bisogna cercare sempre di vincere, almeno per quello che è il mio pensiero. E quindi davanti, dai, speriamo che almeno loro si stiano divertendo di più Sicuramente si divertono, degli dato che altri. segnano molto, Diciamo ci così. si diverte per forza. Ecco, poi l'ultima domanda riguarda il tuo percorso generale di allenatore, sei un allenatore molto giovane, ecco, come ti è nata l'idea di diventare allenatore, di intraprendere questo ruolo? Diciamo che è un'idea che forse veniva da molto molto distante, da quando ero veramente piccolo, perché sia quando ero piccolo mi piaceva tantissimo il pensiero di allenare, anche di stare al di là della scrivania addirittura, più di che giocare, mentre giocavo addirittura. Poi verso i 22-23 anni ho detto vabbè, provo ad allenare i bambini, quindi giocavo, allenavo i bambini. E da lì mi piaceva, a un certo punto a 25 anni ho detto cavolo, mi si era spenta la lampadina di giocare e mi si era accesa quella di allenare. Allora immediatamente ho preso una scelta che lo so, non è sei molto coraggiosa, perché non si torna più indietro, non è che adesso dico posso ricominciare a giocare. Però in quel momento lì il fuoco era verso allenare, verso creare gruppi di ragazzi che perseguivano un obiettivo, migliorare tecnicamente, umanamente un ragazzo. E niente, io sono fatto così. Quando, nel momento in cui perdo entusiasmo a fare una cosa, ma ce l'ho per fare un'altra, immediatamente mollo per cercare di vivere emozioni, e che è quello che mi dà di allenare. Invece da giocatore non vivevo quelle emozioni lì. Infatti qualche mio ex allenatore diceva un giorno dovrei allenare, perché in realtà in campo ero un martello, continuavo a parlare, facevo di tutti i colori.
E quindi diciamo che questa scelta non è stata neanche una scelta studiata a tavolino, è stata proprio una crescita dentro di me della voglia di fare un qualcosa di diverso dal giocare, che era quella di allenare, quindi non c'era età, non c'era nulla, io ho preso quella strada lì e via, eccomi qua adesso. Certo, beh, poi le scelte dettate dall'istinto, sappiamo che nel mondo del calcio molto spesso sono quelle corrette e sembra anche che questa scelta ti Speriamo. stia dando ottimi risultati. Speriamo. Mister, era l'ultima domanda, noi ti ringraziamo veramente di cuore di Grazie essere a stato con voi. noi, è stato un piacere per noi. Per quanto riguarda le nostre video interviste, noi ci vediamo la settimana prossima, non vi sveliamo subito l'ospite che ci sarà, ma non dimenticate di seguirci. Alla prossima, Riccardo Padovani per Pianeta Calcio.